riconoscere la sindrome di Marfan si sono uniti Comune, ASL, Università e la Banca di Cambiano di Empoli. Infatti noi ci troviamo all'interno della sede dell'ASL 11 di Empoli, dove è in corso appunto questo convegno, un momento di confronto fra studiosi ma anche fra rappresentanti delle associazioni sportive. Comune di Empoli, ASL 11, Università degli Studi di Firenze, Banca di Cambiano e poi ancora le associazioni sportive presenti sul territorio, gli istituti scolastici. Tutti insieme per parlare di una patologia rara che vuole essere maggiormente conosciuta anche nel mondo dello sport. Sabato 11 aprile il centro direzionale dell'ASL 11 di Empoli ha ospitato il convegno sulla sindrome di Marfan, una patologia genetica che colpisce il tessuto connettivo dell'uomo. Quando si parla di salute, di sostegno alla ricerca, di aiuto alle persone in difficoltà, la Banca di Cambiano è sempre fra i più importanti patrocinatori. L'Istituto vive in simbiosi con la crescita, l'evoluzione, ma anche con i cambiamenti e le necessità espresse dal territorio in cui è radicato da tempo. Ad aprire l'evento di sabato scorso è il presidente della Banca di Cambiano, Paolo Regini. Noi ogni qualvolta ci sono iniziative come questa, vanno nella direzione di aiutare il sociale, di aiutare settori che presentano problematiche importanti e delle difficoltà, la banca ha sempre avuto un occhio di riguardo, quindi noi sul mondo anche in questa direzione sia del sanitario che del sociale abbiamo sempre prodotto interventi e attività a sostegno delle richieste che ci venivano dal territorio, come abbiamo sempre prodotto interventi importanti nel mondo dello sport, che è anche questo un settore che per noi serve a sviluppare un buon rapporto con la comunità, specialmente con i ragazzi più giovani e con le comunità dove operiamo. Ecco, una banca quindi sempre più radicata nel territorio. La nostra banca ormai qui è nata nel territorio della Valdelsa, è nata a Castelferrentino, nell'Empolese, ha fatto le sue prime attività. Oggi è una banca, sicuramente la banca di credito operativo più importante della Toscana, tra le prime a livello nazionale. Stiamo conoscendo una fase di importante sviluppo perché stiamo crescendo nel Valdarno inferiore, a Figlini, a San Giovanni. Abbiamo recentemente iniziato a operare anche a Pistoia e nei prossimi mesi avremo anche altri 3-4 appuntamenti importanti di prossime aperture sia a Sesto Fiorentino, a Quarrata e a Firenze, dove abbiamo un importante presidio nell'ex Università di Giurisprudenza a Firenze. Quindi per noi è un momento importante, un momento straordinario di consolidamento e di crescita della nostra banca, perché pensiamo che questo serve davvero a far sì che questa banca autenticamente locale continui a sviluppare e lavorare e sia davvero di supporto al territorio. Nel nostro territorio la sindrome di Marfan è presente nell'ordine di 13-14 unità. A livello di epidemiologia si parla di un caso ogni 5.000 abitanti. Ciò significa che dobbiamo intraprendere un percorso di approfondimento e di confronto. Queste le parole del direttore sanitario della ASL 11, Renato Colombai. È un incontro che apre strade nuove nei confronti della consapevolezza delle malattie cosiddette rare, che poi tanto rare non sono e che hanno necessità appunto di essere intercettate per essere immesse in un percorso di appropriatezza e di specificità. Quindi conoscere Marfan è conoscere le malattie rare, soprattutto da parte di coloro che per primi le possono intercettare, a cominciare dai medici di famiglia, i pediatri e quant'altro. Ecco, nel territorio quanti casi ci sono? Guardi, sicuramente per i dati che noi abbiamo si va all'incirca delle 15 unità, ma evidentemente è sottodimensionato il fenomeno, o comunque la conoscenza del fenomeno, se si dà retta all'epidemiologia si tratterebbe di avere un caso ogni 5.000 abitanti. Nella nostra esperienza, qualora si fossero confermati questi dati, sarebbe uno ogni 18.000 circa, quindi probabilmente c'è una sottonotifica, per così dire, della patologia. Ecco, l'impegno dell'ASL 11 nella prevenzione. Non solo dell'ASL 11, perché prevenire comporta una serie di, si è detto tra virgolette, politiche,
che interessano sì l'organizzazione sanitaria, ma non solamente l'organizzazione sanitaria. E la specificità e originalità di questo convegno è stato quello di mettere insieme intorno ad un argomento apparentemente esclusivo della classe medica o comunque dell'organizzazione sanitaria, tanti enti e associazioni che possono concorrere a fare salute. Un ruolo importante è quello svolto anche dalle istituzioni nel lavorare in sintonia con il mondo sanitario e sportivo per prevenire con progetti rivolti alla popolazione queste rare patologie. Un impegno che ci siamo presi come amministrazione, che ha visto la collaborazione di diverse associazioni sportive, dell'azienda sanitaria locale che oggi ci ospita, è un impegno dovuto, perché lo sport va declinato anche dal punto di vista medico e mancheremmo nei nostri doveri di amministratori se non sviluppassimo questi convegni e queste conferenze volte a far conoscere delle sindromi che a volte sono insidiose, come la sindrome di Marfan. Ma cos'è la sindrome di Marfan? Come si manifesta e come si cura? Questi quesiti posti agli esperti e ai ricercatori. Beh, la sindrome di Marfan è una sindrome di origine genetica, di natura genetica, che coinvolge più distretti. Siccome io sono un oculista, mi interesso del distretto oculare. È caratterizzata da malformazioni dell'occhio, in particolare dall'ectopia lentis, cioè da un decentramento del cristallino, per cui abbiamo anche interferenze su quella che è l'acuità visiva. In secondo luogo ci sono altri aspetti a carico dell'occhio, un rischio maggiore di distacco retinico per una miopia anche che rasenta il tipo di miopia patologica, cioè una miopia di grado elevato. In ultima analisi, sia per la diagnosi della sindrome vera, sia per le conseguenze che questa sindrome ripercuote sull'organo oculare, l'oftalmologo è coinvolto in prima persona. La necessità è veramente, non è una vera necessità, è dovuta al fatto che, devo dire, per la prima volta dei gruppi di sportivi hanno deciso di avere più informazioni su queste patologie. È stato un po' casuale, però devo dire è un'ottima occasione ovviamente per poter parlare di queste patologie che attualmente sono considerate rare. Però perché spesso non vengono anche diagnosticate, quindi dovremo vedere in futuro, e che sono complesse e pericolose ovviamente per gli sportivi, perché hanno come tra le varie complicanze e manifestazioni cliniche il coinvolgimento dell'apparato cardiovascolare con problemi di aorta toracica che può allargarsi, rompersi all'improvviso ed è completamente asintomatica e può avvenire nei giovani perché sono patologie ereditarie, o con dissecazione dell'aorta toracica. La parete che forma l'aorta si può staccare nelle sue componenti e quindi si può morire all'improvviso. E infine, a parte la situazione scheletrica che poi va valutata volta per volta, anche l'occhio è importante in quanto ci sono varie componenti dell'occhio compromesse, in particolare il cristallino. E il cristallino, essendo lasso, è la parte che copre l'occhio nella parte anteriore, essendo lasso, se ci sono dei traumi, ovviamente gli sportivi agonisti li possono avere, può cadere e si rimane ciechi per sempre, quindi ovviamente una prevenzione su questo è fondamentale. E come si può prevenire? Si può prevenire probabilmente in due modi. Primo, in futuro sulla popolazione toscana, ad esempio nel nostro caso, avere una migliore idea dell'incidenza di queste patologie. Secondo, per gli sportivi non sarebbe male almeno una volta nella loro vita avere una visita accurata che permetta di evidenziare eventuali manifestazioni che possono far sospettare che nel tempo il connettivo evolva verso una patologia di questo tipo. Perché il connettivo evolve continuamente, quindi il pericolo è che all'inizio non si vede niente e poi può comparire. È ovvio che degli esperti possono sospettare più facilmente e inoltre ovviamente indagare la storia familiare. Al convegno hanno preso parte anche le scuole con un impegno importante, divulgare attraverso relazioni e scritti ciò che hanno imparato sulla sindrome di Marfan.
Noi inizialmente siamo stati invitati per accogliere, per ricevere le persone, perché a scuola abbiamo il progetto accoglienza e nella prima riunione è stato proprio l'assessore allo sport che ha detto e condivido pienamente la sua idea, non facciamo venire solo dei ragazzi per l'accoglienza ma portiamo almeno la classe per intero per far conoscere proprio questa sindrome che è sconosciuta a tutti. Loro saranno i portavoce all'interno della scuola e oggi saranno qui, prenderanno appunti e faranno anche una relazione su questa giornata per loro molto particolare. Quindi una giornata di studio ma anche di lavoro. Di studio e di lavoro, sì. Quindi i ragazzi avranno il compito poi di informare i propri compagni la prossima settimana? Esatto, avranno il compito di informare i compagni e faranno già questa relazione per lunedì e poi informeranno tutti gli altri compagni della scuola. E ci è sembrato veramente un momento importante e fondamentale perché la conoscenza è alla base di tutto. E il ruolo delle associazioni sportive nel progetto di prevenzione quale è? È partito proprio dal mondo dello sport e dell'associazionismo sportivo e poi naturalmente allargato a tutti gli enti, a molti enti pubblici, vedi ASL, vedi il patrocinio del Comune di Empoli e anche il patrocinio dell'Università di Firenze. È un convegno importantissimo che viene con relatori praticamente che provengono da tutta Italia, è un'iniziativa svolta a far conoscere questo morbo che effettivamente è molto pericoloso per la sua problematica e che se mettiamo al corrente tutti gli addetti ai lavori per far sì che se noi riusciamo appunto a far salvare anche una vita dopo questo convegno, ecco il nostro obiettivo sotto certi punti di vista è stato raggiunto. Praticamente viene trasmessa da un gene autosomico dominante e praticamente fa parte, determina un'alterazione della fibrillina che è una proteina che fa parte del tessuto connettivo, quindi il tessuto connettivo che è presente in varie parti dell'organismo, di conseguenza colpisce vari organi, fra cui il cuore, gli occhi, i polmoni, l'apparato muscolo-scheletrico. Chiaramente è una sindrome che va diagnosticata in maniera molto precoce, di modo che possiamo determinare la cura e la prevenzione per questi pazienti e facendo questo abbiamo visto che da una morte media dei 30 anni siamo arrivati a una morte dei 60-70 anni nella sindrome di Marfan. Chiaramente l'Empoli Calcio è stata sensibilizzata e intervenuta a questo convegno e considerando l'importanza della patologia e usa molta prevenzione nella situazione sanitaria, nella gestione sanitaria dei propri atleti, avendo anche, oltre che una prima squadra, un vivaio molto importante su cui vuole svolgere attenzione. E si augura, chiaramente sta facendo di tutto, affinché questa prevenzione venga estesa a tutti gli sport, a tutte le attività, perché la sindrome di Marfan non riguarda solo le società professioniste, ma riguarda tutto il mondo dello sport. Quindi, come avete sentito dai nostri ospiti, l'impegno di tutto il tessuto empolese, dell'ASL, delle associazioni sportive, della Banca di Cambiano proseguono proprio per prevenire, ma soprattutto per attuare una politica di prevenzione fra i giovani e fra gli adulti. Termina questo appuntamento dedicato alla Banca di Cambiano e ai suoi progetti nel sociale e nel sanitario. Arrivederci a tutti.